quando Virginio, giovane, giovincello, arriva con la famiglia a Bologna, dove va a vivere? Passa, lo conosci il pilastro, lo attraversa, dove andò? Dai, non credo che interessi l'autobiografia. Io sono andato a abitare in via Sebastiano Serlio come prima casa, sì. Dopodiché ci è stato assegnato l'alloggio Acere, siamo andati in via, nel nucleo iniziale del pilastro. È stato molto bello perché c'era solo quel nucleo, c'era la ferrovia, c'erano campi coltivati, palazzi in costruzione, è stata un'infanzia da mezzogiorno di fuoco. Beh, è una testimonianza importantissima questa, perché si parla di un villaggio perso nel nulla, con grosse difficoltà di collegamento con la città, quasi proprio isolato, psicologicamente molto pesante. Allora, sì, il piccolo Virginio come invece mi sembra che è... No, per uno che ci arriva da bambino è un posto meraviglioso. Immagina palazzi in costruzione dove ti puoi infilare anche se è vietato. Immagina di avere uno smistamento ferroviario con i binari, campi di grano dappertutto con pagnocchie bellissime da assaggiare e tante cose... da fare, insomma, ci si divertiva molto. E quando se n'è andato Virginio dal pilastro? Quando ho raggiunto la maggiore età, purtroppo. Quindi molti anni, cioè, state abbastanza. Dal 64 al... quando ho raggiunto la maggiore età? Questo io non lo so. All'80, dai. All'80. E in quel periodo lì, però, il pilastro aveva già questa nomea di cui cerchiamo di, no, togliere la patina. Non ce l'ha, infatti. Non ha nessuna situazione di degrado il pilastro. All'epoca, dico. All'epoca c'era una situazione di inserimento di persone che arrivavano da tante altre esperienze, in particolare dal meridione. C'erano problemi anche di, appunto, persone che erano dei delinquenti, c'erano situazioni che si creano quando, appunto, arrivano tante persone in una volta, no? Però c'erano anche delle situazioni divertenti. Nel mio palazzo c'erano dei pregiudicati. Mio padre era maresciallo di polizia, stava al primo piano, al terzo piano c'era un maresciallo dei carabinieri. È stata una bellissima convivenza. E fra i figli di queste diverse condizioni, come ci si rapportava? Veniva menato Virginio, scappava, rincorreva? No, ma menavo anche, non c'è problema. No, ma devo dire che tra i bambini è stata un'esperienza bellissima, poi anche tra adolescenti e anche come ragazzi. Beh, lei è il migliore testimone di questi 50 anni. Beh, adesso ti ringrazio per aver sottolineato la mia età, però ce ne sono molti altri che possono testimoniare questo.